Buonasera, buonasera a tutti da Giacomino, pensaci tu, rubriche, dirette e curiosità. Stasera siamo qua per farvi vedere come si fa la salsiccia siciliana con sugo, patate e peperone, pepe russi chiamiamo noi, no? La ricetta, diciamo, di origine del mio paese, di Sciara, io vengo da Sciara, utilizzerò comunque i prodotti anche derivati del mio paese, come l'olio di oliva della famiglia Muscarella e la salsiccia comunque anche fatta da me che sono di Sciara. Il piatto è semplice, diciamo, no? È molto casareccio, spero che questo piatto vi piacerà e che comunque lo potete fare anche sotto le feste, ok? Se ci dovessero essere problemi, no? Di audio o così via. Dopo la diretta pubblicherò nuovamente, diciamo, le foto e la ricetta completa. Ok, buona visione a tutti. Ciao a tutti, amici miei. Scusate se oggi è mezzogiorno, alle 12 e mezza, non ho potuto collegarmi per fare la carbonara, gli spaghetti a carbonara. Ma siccome avevo la cipolla, avevo l'alloro, avevo il bacon, avevo il pecorino, ma mi mancava la panna. Come facciamo a fare una spaghetti carbonara con le panna? Boh, siccome mancava la panna, anche se non l'ho pubblicata negli ingredienti, non l'ho potuta fare. Però stasera vi stupirò un pochettino con la salsiccia alla shariota, ok? Grazie tante. Ok, camera. Quando non c'è più connessione, stai fermo, è il mio avviso. Allora, innanzitutto abbiamo due pentole. Una grande e una piccola dove vado a accendere, no? E l'altro dove andrò a fare la salsiccia. Iniziamo. Innanzitutto prendo una cipolla rossa, bianca, quella grande. La pelo. Andrò a prendere anche una cipolla, la sciallotto, quella rotonda. Nel frattempo comunque posso prendo la salsiccia, guardate, non la metto direttamente nella pentola grande, ma la vado a friggere un pochettino in quest'altra padella. A friggerla in questa padella a fiamma tiepida. Quando mettete la salsiccia comunque a friggere, no? Ricordatevi di fare dei buchi, perché se non facete i buchi con la forchetta, l'acqua che c'è all'interno si andrà a gonfiare e poi avrete una salsiccia scoppiata. A questo punto metterò comunque del rosmarino per dare il sapore, lo metto intero perché tanto unge solo da sapore. Questo è il nostro rosmarino. Andrò ad aggiungere due foglie di alloro, uno e due. E guarda qua, prendete due, tre spicchi di aglio. Non necessita di pulirlo, lo schiacciate leggermente con le mani e lo andremo a mettere nella salsiccia
che coprirò con un coperchio. Nel frattempo, nella pentola grande, andrò ad aggiungere un pochettino di olio extravergine d'oliva. Questo viene da Sciara, la famiglia Buscarella, che sarebbe la mia famiglia. Un minuto, è troppo caldo, la pentola. Accendiamo un po'. Allora, che altra cosa? Con questa pentola andrò a tagliare la cipolla in questo modo, comunque grossolano. E lo andrò a mettere nella pentola. Prenderò l'altra cipolla, questa rossa, la vado a tagliare in modo grossolano, ci faccio un po' di buccia. E la andrò ad aggiungere in questa pentola d'acqua. Nel frattempo aggiungo a questa pentola, vedete, a soffriggere. E vado ad aggiungere anche qua due spicchi di aglio, schiacciate con le mani, due foglie di alloro. Facciamo anche questo. E continuo al suo punto, mi pego anche le calote, vedete? Utilizzate sempre questo attrezzo che è molto comodo, veloce. Andiamo a fregare le carote. Vado a togliere i curi che non ci servono. Le carote a questo punto li taglio a tre, li divido in due e li spaccherò nel mezzo. Vedete? Li spacco a metà, li taglio nel mezzo. Ho sempre una controllata la cipolla per evitare che si bruci. Se sono troppo grosse, tagliate in tre. E le andrò ad aggiungere nella pentola a soffriggere prima del secondo. Guardate, si fonde benissimo. Nel frattempo mi controllo la salsiccia. Ah, che bella! Sta con un tempo bravo. Prendo i peperoni rossi, li privo all'interno dei semi, okay.
queste asciara non si chiamano peperoni, ma si chiamano pipe rosse. Andate a prendere i pipe, guardate sono belle. Li vado a tagliare a metà, tolgo la parte bianca che è amara, comunque non è buona. Vado a togliere la parte bianca ai semi rimasti. A questo punto tagliate a metà, li taglio a tre e poi nel mezzo, li taglio a tre e poi nel mezzo, li taglio a tre e poi nel mezzo, li taglio a tre e poi. E li vado ad aggiungere, guardate qua, perché non lo sempre, assieme alla cipolla e i peperoni, e guardate, faccio soffriggere tutto assieme. Uovo. Intanto guardate, vado prima a togliere il rosmarino, la gloria, poi mi aiuto con la forchetta e rigiro la faccia. Vado a ripostare di nuovo il rosmarino e l'alloro e lascio ancora friggere. Tanto ricordate sempre di stare delle pentole, perciò ogni tanto ricordate di girare. Nel frattempo vado a pelare le patate. E vai già, come hanno detto. Ciao Tony Fusco. Ciao Tony Fusco. Poi c'era anche. C'era anche Davide Muscarella. Ciao figliocchio. Ciao Davide, un bacio a tutti voi. Ciao amore mio. Grazie figliocchio. Poi comunque andate a pelare le patate per evitare di tagliarvi le dita. Tenete sempre all'inizio la patata così, guardate, con le dita anche con due, no? E andate al sicuro, la patata, le mani non stanno sotto la patata dove non arriva la lama. Poi le prendete in questo modo e qua di dietro. Prendete la patata, la pelate, col dito di sotto così non vi tagliate. Nel frattempo mostro sempre alla pentola. E nel frattempo lavoriamo con le mani.
Ma si dice in Sicilia, che tempo fa, amici miei? Mariella Giambrone. Ciao Mariella. Buona cena, grazie anche grazie a te. Grazie Mariella. Un abbraccio a tutto Sciara, un saluto particolare alla mia famiglia, ma non mi posso dimenticare la mamma. Ciao mamma, Margherita. La luce dei miei occhi. Un saluto ai miei parenti di Palermo. Ciao cognate, ciao nipote, ciao zii e cugini. Un abbraccio a tutto il corso Calatafine, dove siamo cresciute, dove è cresciuta mia moglie, che ci ho abitato. Un saluto al mio compare da Londra e agli amici di Londra. Un abbraccio ai miei ex colleghi della Svizzera, di Candaro, Cannobbio. Saluto anche il mio amico Enzo, Enza, da Torino, mia cugina da Torino, mia zia da Torino. I miei parenti di Cottaglia, i miei amici di Roma e i miei amici di Milano, come Gianluca. Ciao Luca da Milano, se ci sei batto un colpo. Un abbraccio a Dario, Dario Rizzo, ma in Liva Freud. E un saluto a tutti i paesani di Sciara che vivono di Sape, come la famiglia Quagliata, un figlio di Mascolito. Siamo per i giorni che ci scriviamo. Fusco. Mariella Giambrona, una bellissima, bellissima la tua mamma. Grazie, la mamma, di mamma grazie. Ce n'è una e la mia mamma è la più bella. Si dice che ogni figlio è bello a mamma sua. Invece no, ogni mamma è bella a figlio suo. Guardate, la salsiccia intanto, guardate. Si va friggendo un pochettino sotto assieme all'aglio che ho messo, la cipolla e il rosmarino. Vedete? A questo punto andrò a unire un pizzico di pepe nero, bianco, scusate. Queste sono spezie bianche. Andrò a unire un pochettino di sale. Così la salsiccia prende il gusto del sale. Andrò a mettere un pizzico di origano, ma proprio un pizzico, altrimenti si bruci del amaro. Non c'ho la salvia, la marijuana, la maggiorana fresca, e ho messo la maggiorana secca. Se avete la maggiorana fresca è migliore, se avete la salvia è migliore. E infine un pochettino di pepe rosso. Questa è una variante, a me piace un po' il sugo piccante, metto un pochettino anche di pepe rosso. E a questo punto mi rigiro alla testa. Guardate, rigirati. La rigiro così si fa unire ai liquidi, ai sapori che ha buttato fuori. Guardate. Quando la salsiccia avrà spruzzato l'acqua, avrà spruzzato i sali minerali, i grassi, guardate bene, vado a unire, vado a incorporare una bella spruzzata di vino bianco. Normalmente ci metto il vino rosso, a me il vino rosso non che non piace. Ma siccome vado a mettere qui le patate, le carote, mettendo il vino rosso, prende di colore e la roba cambia di colore. A me questo scotto non piace e vado a mettere un po' di vino bianco. Vino bianco. Vedete? Ho preso tutti gli aromi, il dado che ha buttato fuori e vado a chiudere di nuovo e lascio a cucinare. Qua nel frattempo i peperoni, la cipolla, le carote stanno brustolendo, ed è buon segno. Vado ad aggiungere anche qua un pochettino di pepe bianco, per il momento non piccato, un pochettino di peperoncino rosso, per chi ama il peperoncino rosso è una variante. Un altro poco di origano.
In poche parole le stesse cose. È un pochettino di marijuana. Maggiorana. Ci sono mica, marijuana, maggiorana. Si confonde. Vado a finirmi di pelare il resto delle patate. Pina Palazzo. Palazzo. Ciao Pina Palazzo. Senza acqua si cucinano i peperoni e carote? Sì, perché sia i peperoni che le carote e le cipolle specialmente contengono acqua. Io andando a friggerle, andando ad alta fiamma con goccio di oliva, non faccio altro che far uscire l'acqua dei peperoni, della cipolla, qua là, e cucinarli in se stesso. L'acqua la aggiungerò alla fine per fare il mio brodo, che poi non è brodo, ma vado a fare il sugo con il concentrato di pomodoro, perché questi sono carni che necessitano di cottura, e allora andrò a fare il concentrato. Allora vado a unire qua le mie patate, siccome ne ho visto un paio che sono grosse, li taglio a metà, li lascio comunque in tempo. Pina Palazzo, ciao cuoco, grazie. Ti ha ringraziato la signora che ciao, hai scavato. Va bene Giacomino, va bene Giacomino. Grazie Pina. Anche alla signora che legge. La signora è la mia metà, Paola si chiama. Leggo i messaggi. E non è pratica di telefonino neanche di dirette, perciò stiamo facendo tutto in modo casaleggio. A fortuna. Non sono tanto bravo. Allora, quando avete finito comunque di fare questo lavoro, ricordatevi subito, pulire gli utensili di lavoro, almeno hai una cosa pulita, guardate. Pulite i vostri utensili di lavoro, pulite il vostro piano di lavoro, vedete? Sempre. Pulite il vostro piano di lavoro. Così lavorerete freschi e sistemate. Pulito ogni tanto per le mani, non va. A terra già. Allora, a questo punto, cosa vado a fare? Vado a unire a questa pentola la nostra salsiccia. Vado a togliere da qua, guardate, il profumatino. Faccio evaporare bene il sugo e il vino. Guardate. E unirò qua due litri d'acqua. Quello di 3,5, ne si è fatto mezzo lì. A questo punto vado ad aprire il concentrato di pomodoro e lo andrò a versare nella pentola.
Vieni qua, vieni qua vicino. Ho messo 2 litri d'acqua e adesso vado a mettere il concentrato di pomodoro. A questo punto vado ad aggiungere anche un cucchiaio di zucchero. Il zucchero serve per togliere l'acidità al concentrato di pomodoro e per dare un gusto un pochettino più dolce al vostro sugo, non guasta. Andrò a prendere un po' di basilico. E lo vado a mettere comunque intero così. E aggiungo un pochettino una scatola di pelati, pelati per dare un gusto, diciamo, di pomodoro fresco, non solo di acqua e concentrato. Perciò, oltre al concentrato di pomodoro, vado a mettere i nostri pelati. Dice la signora Pina Palazzo, ma non è troppo acqua? No, perché cucinerà 40. No, perché ho messo 2 litri d'acqua, un po' d'acqua da trasformare a mettere nel busto di concentrato di pomodoro, anche perché noi abbiamo l'abitudine in Sicilia di conservare il sugo per fare la pasta l'indomani, cioè noi andiamo a fare qui la salsiccia con patate e peperoni per questa della cena. Quello che rimane stasera in petto lo andremo domani ad utilizzare per fare dei bellissimi rigatoni, no? Al sugo della salsiccia. Poi comunque l'acqua con il concentrato di pomodoro andrà a sciogliersi e, no? Oltre a ciò, mi vado a fare, guardate, una lega con questo sugo, con burro, no? Questo vado a fare una lega con burro. Ho preso del burro, anche questo ho sbagliato, lo vado a unire con un po' di farina, vedete? Questo non è altro che farina, cioè burro e farina, vedete? E poco, un altro poco di farina. Lo segui? Sì. Bene, faccio un po' di burro e farina. Questa burro e farina la andrò a unire nella Hemiglass qua, nella vado a unire questa salsa che ho ottenuto col vino e la salsiccia e gli aromi che ho messo prima. Vedete? Giro, burro e farina. Questa si chiama la Jägersauce, la Bratsauce, che normalmente in Germania fanno con la polverina. Io la vado a utilizzare col vino, con i grassi della salsiccia, non la Bratsauce. Vedete? Adesso questa diventerà una colla, una specie di colla. Vedete? Nel frattempo che la roba cuoce, vado, metto il coperchio qua così va più veloce, vado a pulirmi il piano di lavoro,
a terra. Vado a pulire il piano lavoro. Vedete? Anche i fornelli, la cucina, se gli date subito un corpo di pezza gialla, non andrete dopo a pulire tanto. Ordine e pulizia, la prima cosa in cucina. Per me. Vedete? Così quando le mogli vengono a lavorare non trovano. Dammi il caricabatteria. Sta scaricando. Attento qua. Non mi posso muovere. Perciò ragazzi, se andrete velocemente, man mano che lavorate, pulirvi il piano di lavoro, gli utensili di lavoro, prima che il mangiare sia pronto, avrete la vostra cucina pulita. E così, come dicevo, quando vengono le mogli a casa, se cucinate voi, o al contrario, trovano tutto pulito e non hanno niente da dire. Niente da dire. Vedete? A questo punto, guardate, della serata, va bene, tolgo quel coperchio e vado a unire questa salsetta nella pentola. Prima la lascio per bene, per togliere quello che si è un pochettino incrostato. Vedete? Prendo questa salsetta e la devo unire qui dentro. Questi sono tutti i sapori del vino, della salsiccia e del dado naturale che ho fatto. E voilà, aggiungo un po' d'acqua qua così non si attacca. E questa, diciamo, è una ricetta che viene dal mio paesino. E ciao, buonasera a tutti. Buonasera a tutti i miei amici. Spero comunque stasera siete in tanti a vedere questa mia diretta. Spero che vi piacerà questa diretta e che vi piacerà la ricetta che vi ho proposto. La ricetta che vi ho proposto è salsiccia alla shariota, diciamo, no? Da dove vengo. Noi la facciamo comunque comprando la salsiccia fresca, no? Possibilmente rigiornata. E a Sciara, diciamo, abbiamo un'ottima salsiccia perché è famosa anche per il finocchietto. Qui comunque ieri l'abbiamo fatta tra amici, no? E non abbiamo avuto tempo di procurare il finocchietto selvatico, infatti l'ho fatto senza il finocchietto e non tanto sono contento. Comunque ho fatto, diciamo, ho preso la salsiccia, l'ho brasata in una padella con un goccio di olio di oliva assieme degli aromi naturali come il rosamarino, l'aglio, fogli di alloro, e poi dopo che avrò ho fatto rosolare da entrambe le parti la salsiccia, ho fatto, diciamo, uscire i succhi della salsiccia, l'acqua e tutto quello che lo contiene, sono andato a sfumare con un pochettino di vino bianco. Non ho messo il vino rosso come la ricetta normalmente chiede, perché a mio avviso il vino rosso, quando lo andrò a unire, come avete visto nel sugo con la pentola, andrà a cambiare il colore, che siano delle patate, delle carote e così via. Perciò sono andato a sfumare col vino bianco, ho coperto, quando, diciamo, il vino avrà fatto il suo percorso, che si è unito ai grassi della salsiccia, no? Ed ha iniziato a evaporare, ho tolto la salsiccia, l'ho buttata nella pentola dove avevo precedentemente rosolato della cipolla abbondante con alloro, e ho aggiunto le carote tagliate, diciamo, a spicchi, i peperoni, l'ho
ho aggiunto la salsiccia nella pentola grande e poi, diciamo, di quello che mi è rimasto nel padellino dove ho fritto, diciamo, la salsiccia, no? ne ho ricavato una Jäger Sauce, una salsa, diciamo, no? Concentrata, no? Una salsa concentrata con gli aromi stessi, dove sono andato a realizzarmi una lega. Per lega si intende tutto ciò che va a stringere, va a unire le vostre salse. Io le faccio queste leghe, le faccio in modo naturale, perciò serve normalmente del burro e della farina, no? Andrete a prendere il burro a temperatura ambiente, andrete a lavorarlo un po' con la farina, basta unirla nel sugo che voi avete fatto e andrà a stringere. A questo punto ho unito 2 litri di acqua nella pentola. La signora Pia, non mi ricordo, la signora Montalbano, mi ha chiesto se non era troppa acqua. Ho detto di no, perché praticamente è una pietanza che necessita almeno 30-40 minuti di cottura fra le patate e tutte le cose. Perciò ho aggiunto 2 litri di acqua, che è abbondante, sì, ma con, diciamo, 2 tubetti di concentrato di pomodoro. Perciò questi 2 litri di acqua fra mezz'ora diventeranno comunque 1 litro, e questo litro d'acqua con l'aggiunta che ho fatto della brat sauce, no? Della lega, andrà a stringersi. Poi, scusate, poi siccome da noi in Sicilia c'è l'abitudine di conservare il sugo, che ne so, dello spezzatino, il sugo della salsiccia fatta anche a sugo, per l'indomani fare un ottimo piatto, diciamo, di pasta, no? Con quello che ne rimane, no? Perciò per questo ho l'abitudine di abbondare nei sughi, perché i sughi comunque io non li andrò a buttare, ma li andrò all'indomani a recuperare in qualche modo. Perciò a questo punto comincio a fare i saluti, perché la diretta è quasi finita. Un saluto, un abbraccio, ti voglio bene, zia Rosalia. Ciao Rosalia, ti amo vita. Ti saluto a te e a tutta la famiglia. Un Salvatore, un saluto a Salvatore Cullo, ciao Salvatore. Filippo Lodato, ciao Filippo, noi ci dobbiamo sentire perché è tanto tempo che non ti vedo. Ciao Pina Palazzo, ciao Calogero Burrafatto, ciao Pina Palazzo di nuovo, Anna Tascone, ciao Anna. Mi mancano i tempi che suonavamo assieme nella banda musicale, ti ricordi i bei tempi? Un paio di anni fa. Tu suonavi sax soprano, io suonavo sax tenore. Ciao a Matteo Zanchi, ciao a Luigi Iuppa, ciao Anna di nuovo, ciao Vito Cirami, ciao a Pina Palazzo, ciao Pina. Pina scrive: ma della Germania che trasmette? Sì, trasmetto dalla Germania, Pina, sono Heidelberg, una città tra Mannheim, diciamo, e Ludwigshafen. È una città bellissima da vedere, perché vengono solamente persone ricche per via del turismo. È una città famosa per l'università, c'è l'università più antica di tutta la Germania, è conosciuta anche per la medicina, infatti è piena di ospedali, i miei ospedali, i miei dottori sono qua a Heidelberg. Perciò è una città che vive di turismo e di studenti, abbiamo gli studenti di tutto il mondo. Ciao Tony Massala, un amico mio, ciao Mario Giusi, Graziano, Pina Palazzo, ti saluto di nuovo, Mary, Rigio, grazie di esserci, Fortunato e Giulia, sta guardando il video, ciao Fortunato, ciao Pina Palazzo, ciao Mary Jo, ciao Mary, un abbraccio a te e tutta la famiglia, vi voglio bene, ciao Giuseppe, Raimondo, ciao, ciao a Rosy di nuovo Porretta, ciao Rosy, un abbraccio anche a te e alla tua famiglia, ciao Gianni Esposito, a Pina Palazzo, a Calogero Burrafatto, ciao Calogero, ciao, buonasera signora Mattea Panzarella, ciao Totò Nagasì, un abbraccio anche a Piero Corso, un abbraccio anche a Gianluca Otto, giusto, a Pina Palazzo di nuovo, a Franco Cicero, ciao Franco, un abbraccio a Gina Di Fatta, un abbraccio a tutti gli amici Di Fatta, conosco un sacco di amici che si chiamano Di Fatta, ciao a Morzetta, ciao a Giuseppe, ciao a Gina Di Fatta, ciao a Giovanni Stringhi, un abbraccio, grazie Giovanni, ciao a Pina Palazzo, Giovanni Otto, come sta seccando la gola? Ciao Sebastiano Panzarella, ciao Giovanni Patto, un grandissimo amico pure, lui ne capisce le salsicce, e non solo le salsicce, che è un macellaio doc. Una volta si diceva che era il miglior macellaio di Sciara, vabbè, migliore perché comunque ci sapeva fare, no? Aveva le mucche di allevamento, aveva i maiali di allevamento, perciò essendo che aveva tutto di allevamento, come dice, e poi sapeva lavorare,
era il macellaio più quotato, mi ricordo, del paese. Comunque c'è anche Calvo, famiglia Calvo, che fa la miglior salsiccia di Sciara. Io quando compro la salsiccia secca la vado a comprare a Sciara da Calvo. Calvo, vi garantisco io la miglior salsiccia di Palermo e provincia. Ciao a Gino La Duca, ciao a Emanuele Pio, ciao a Mario Imburgia, ciao a Mariella Giambrone, Giovanni Patti, Carmelo Fusco, ti abbraccio, Mariella Giambrone, Pina Palazzosa, Manuela... Comunque siete tanti, vi saluto tutti, però non ce la faccio a leggere tutti, non ce la faccio davvero, siete troppi. Ciao a Costantino Vincenzo, ciao a Pina Palazzo, ciao a Franco Barra e Cosa. Oh, Ciccio Barra e Cosa. Tanti palermitani, tanti miei parenti a Palermo, tanti amici di mio Palermo, mi chiedono sempre: ma chi cavolo li fa questi taralloni, questi taralli ricotta cose buone? Palermitani, se volete i taralli migliori di Sciara, quelli che vi ho fatto mangiare a tutti, quelli che conosco, vengono nel bar del Corso di Sciara, di Ciccio. Ditto Ciccio Palumbo, non ti offendere comunque, perché comunque è un'ingiuria che ti ha portato fortuna, no? Invece se volete i famosi taralli che vi ho portato a Palermo, che vi ho portato in Germania, sappiate che questi taralli li fa Ciccio, posso dire, Palumbo. Ok, bar del Corso di Sciara. Poi da quando è che li fa la moglie, comunque sono ancora più buoni, perché sono migliorati dalla pulizia, alla qualità, tutte cose. Ciao alla moglie di Ciccio, ciao. Poi comunque come pasticceria invece buona di Sciara, vi consiglio la pasticceria Muscarella che c'è nella piazza. Cioè, quello è mio cugino e io sono uno che dico le cose non per parte, diciamo, no? Dico che i miglior taralli sono di Muscarella, sono buonissimi i taralli di Muscarella, ma io vado da Ciccio. La Muscarella vado a fare le torte, vado a comprarmi i dolci, la rosticceria. I taralli da Ciccio. Come la rosticceria buona le fa Santo. Comunque è un paese piccolo, noi ci conosciamo e sappiamo comunque fra noi paesani dove fa il gelato migliore, dove fa la rosticceria migliore, dove la pasticceria migliore. Perciò un abbraccio a tutto Sciara, ho fatto un pochettino di pubblicità. Visto che ho fatto pubblicità, fatemi pure un pochettino a me. Condividete, amici miei, questo video, mettete un commento, un mi piace. Fatemi venire la voglia di andare avanti, ok? Fatemi venire la voglia. Vi abbraccio, vi faccio vedere adesso di nuovo la ricetta e poi vi saluto. Allora, guardate qua. Questo, vede, è il sugo con la salsiccia e i pelati. Adesso che bolle non vado più a coprire, altrimenti che va, lascio la pentola accesa. Ora, vedete qua, ho aggiunto dell'acqua. Basta aggiungere l'acqua, lasciarla 5 minuti, il tempo che voi parlate, e avete già pulito la pentola, la padella, vedete? Non dovete andare a sgrasciare né a strigare. È questo che rimane, vedete? Questo che rimane, questo. Non si butta! Vi taglio le mani, vi uccido! Non si butta, in cucina non si butta niente. Guardate, vedete? Questo, ho pulito bene la padella, visto? Bastato mettere dell'acqua, lasciarla 5 minuti e sono andato a togliere, se voi vedete la diretta, abbasso un po' di lato. Andiamo a mettere un po' di acqua, vedete? L'acqua è andata a pulire la padella, perciò avete evitato di strigare, avete risparmiato acqua e detersivo. Quello che rimane lo prendete, vedete? E lo andate a buttare qua. Non buttare niente. E che burro è, no? Salsiccia. Vedete? A sto punto abbasso un po' la fiamma, vedete? La metto a 5 e lascio cucinare per mezz'ora. Ok, cari amici, vi saluto tutti. Questa sarà, non so se è la settima o ottava diretta. Vi ringrazio tutti che comunque ho iniziato 3 settimane fa a fare queste dirette, cioè non è che le faccio da 3 anni o da 3 mesi o da 3 secoli, li faccio da 3 settimane. E vi ringrazio veramente tutti, perché non pensavo in nessun modo che dopo neanche 2 settimane, ho iniziato con 100 visualizzazioni, con 200, 300 visualizzazioni, dopo la seconda settimana sono arrivato a 600 visualizzazioni, e questo mi fa onore.
Dopo la terza settimana ho raggiunto i 1400 persone che hanno seguito le mie ricette. Bello o brutto che siano, comunque sono le mie ricette, il mio modo di lavorare, non a tutti può piacere, non a tutti può condividere quello che faccio. Quello che faccio lo faccio in modo casareccio e vi regalo comunque la mia esperienza, perché io non sono qua per fare mie pubblicità, non sono qua perché voglio, sono un VIP, sono solamente qua, uno, per scaricare la mia tensione, la mia ansia, e due, dare a voi e ai miei amici quello che so, quello che faccio a casa mia. Perciò poi comunque vi ripeto che Giacomino, pensaci tu, rubriche dirette, non è solamente cucina. Ho iniziato con la cucina, ma in futuro, questo parlo comunque da gennaio in poi, due giorni alla settimana verranno fatti, magari la sera e tardi, due dirette settimanali riguardo la lingua tedesca, cioè darò corsi base, perché io posso insegnare quello che so, non posso andare oltre a quello che non so, quello che ancora dovrò imparare, e magari imparerò con voi, andremo avanti pure con voi, no? Perciò farò dei corsi di tedesco. In questi corsi di tedesco ho avuto la bellissima idea di fare tipo una classe, no? Di prendere 5-6 persone che sono veramente interessate, che vengono veramente a prendersi questo impegno, prendere 5-6 persone, fare le dirette con questi 5-6 persone, dare una, per dire una lezione il lunedì, dare la lezione, spiegare la lezione, quello con cui dovremmo andare poi a ripetere la settimana, la settimana prossima, giusto? E queste 5-6 persone che parteciperanno ogni settimana, diciamo che sono i miei alunni in diretta, no? La settimana, diciamo, successiva andranno loro a spiegare, a ripetere quello che io ho insegnato la settimana prima. Così coinvolgo 5-6 persone, una classe, quelli che ci vanno, loro faranno le dirette assieme a me, e comunque il resto delle persone potrà comunque imparare la base di tedesco, che servirà sempre nella vita, specialmente se fate i cuochi, specialmente se fate i camerieri o pizzaioli o barristi o lavorate non so che mezzi di trasporto, no? Vi serviranno queste basi, e faremo, diciamo, un anno di corso, diciamo, no? Di tedesco. Questa è la seconda parte, diciamo, di Giacomino, pensaci tu, rubriche dirette e curiosità. Le curiosità comunque saranno tante, saranno diverse, quella sarà una terza pagina, che ve ne parlerò comunque più avanti. Un abbraccio a tutti, vi saluto, un saluto a tutti i miei, diciamo, fans, se si possono dire, quelli che mi seguono. Ciao a Salvatore Bellina, che si è collegato adesso, a Salvatore Gianmartino, ciao Salvatore Gianmartino, un abbraccio. L'Orchidea di Lombardi, anche a te vi saluto, ciao. Comunque, un bel negozio, l'ho vista l'Orchidea, comunque l'ho vista la trotta. Un saluto anche a Rosalia Otto, che non l'ho salutata, così vi saluto tutti. Comunque amici, questa è la mia diretta, questa è la mia cucina. Se vi piace quello che faccio, mettete un mi piace, un commento, se poi dividete con i vostri amici, è il regalo più bello che posso leggere alla fine della diretta. Ciao a tutti, ciao mamma.